Ciao Mario, ciao. Ciao. Buongiorno ragazzi, posso dire qualcosa? Sì, sì, sì. Porto due caffè, due sambuche, insomma. Ok, grazie. Grazie. Allora, ho saputo che fai gli anni... Agosto. Sì, 18. 18 anni. 15-20 persone, va bene. Addirittura. Oh, ragazzi, attenzione. Cercate di non esagerare. No, no, solito. Però ci divertiamo così, no? Sì, sì. Ragazzi, il caffè del sambuca. Grazie mille della sera. Grazie. A voi. Comunque, a proposito di questo argomento, l'altro giorno ho letto sul giornale che uno della nostra zona è andato in coma etilico perché ha bevuto, si è ubriacato. Io lo conoscevo, ero bambino. Ho sentito poco tempo fa, mi ha detto che è stato malissimo e l'hanno portato in ospedale. E poi dopo alcune visite hanno anche visto che hanno fumato, quindi... ragazzi, una bottiglia ve la lascio. Sì, sì, sì. Ma sì, dai. Va bene, grazie. Grazie. Scusa, questo è il nostro divertimento. E poi ci si diverte così. Voi cosa trovate di gratificante dopo aver bevuto, fumato? Niente. Ci diverte sul momento e poi si va a dormire. Bisognerebbe trovare altre soluzioni. Ad esempio, io faccio basket a livello agonistico e ogni volta che faccio un canestro. Per me è gratificante e poi faccio vincere la squadra, quindi... Invece voi il giorno dopo avete mal di testa, vomitate, cioè... che porta ad un non raggiungimento degli obiettivi che uno si prefissa, invece a destra con la costanza e la fatica, con un corretto appunto stile all'interno della nostra vita quotidiana, si riesce a raggiungere i traguardi in maniera obiettiva.